Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale la dedichiamo alla pagina della cronaca giudiziaria. Vi riferiamo in particolar modo delle ultime operazioni in tema di contrasto allo spaccio di droga eseguite nel comprensorio gelese dai carabinieri. Rimarcato durante una conferenza stampa che lo stupefacente muove ingenti somme di denaro. Vediamo. Una tonnellata di sostanza stupefacente sequestrata, 4.000 piante per un valore di circa 3 milioni di euro, 9 arresti ed una denuncia, è il bilancio di un'ampia attività investigativa dei carabinieri che si è svolta negli ultimi mesi nel comprensorio gelese. Oggi, durante una conferenza stampa che si è svolta nei locali della Procura, sono stati elencati i vari interventi eseguiti dai militari dell'Arma di Gela, Niscemi e Butera, coordinati dal Comando Provinciale. Servizi finalizzati al contrasto dello spaccio nelle varie forme in cui si esprime, dalla vendita al minuto alla distribuzione ai pusher. Sono state diverse le perquisizioni effettuate e negli ultimi giorni i carabinieri hanno rinvenuto quantità significative di cocaina e marijuana. Due le persone ammanettate. Si tratta di Carmelo Antonuccio, 26 anni, pregiudicato gelese, e di Orazio Giannone, un imprenditore riesino di 36 anni. Nel primo caso, i carabinieri di Gela, assieme a quelli della compagnia Intervento Operativo del Battaglione Sicilia e del Nucleo Cinofili di Palermo, hanno pedinato il giovane gelese, già noto per essere stato arrestato nell'operazione Agorà, che nel 2013 sgominò la consorteria mafiosa della Stibda. Con l'ausilio del cane Gorky hanno fatto irruzione nella casa di Antonuccio, rinvenendo occultate all'interno di un contatore della corrente elettrica una cinquantina di dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 25 grammi, nascoste in contenitori per farmaci tipo aspirina e Vivin-C, per dissimulare la loro presenza. Trovati anche 50 euro in contanti, un bilancino di precisione ed un coltello sporco di sostanza stupefacente utilizzato per il taglio delle dosi. Se messa sul mercato, la droga avrebbe fruttato circa 1.500 euro. L'altro episodio ha permesso di individuare in un'azienda agricola di contrada Gurgazzi a Butera 100 kg di marijuana. La sostanza stupefacente era contenuta in 15 sacchi essiccata e pronta per la vendita. Gli inquirenti, a seguito di elementi informativi acquisiti, hanno confermato che in provincia di Caltanissetta ci sarebbe ancora una notevole quantità di marijuana in circolazione. Antonuccio e Giannone sono stati reclusi nel carcere di Gela a disposizione dell'autorità giudiziaria. E sentiamo a tal proposito gli investigatori. Colonnello, quando ci sono delle componenti essenziali, in questo caso Arma dei Carabinieri e Procura della Repubblica, è chiaro che si arriva poi all'obiettivo finale. Per noi è importante anche arrivare alle radici del fenomeno. Sradicare il fenomeno è più importante del singolo arresto o del singolo episodio. Per cui individuare delle piantagioni, svellere i depositi di questi ingenti quantitativi vuol dire impedire che il fenomeno attecchisca e si sviluppi, che è a mio avviso un risultato più importante poi del numero di arresti o delle persone che poi, alle quali poi attribuire la responsabilità. Noi abbiamo fatto anche dei sequestri di piantagioni senza arrestare nessuno, però abbiamo tolto di mezzo le piantagioni. Fare consumo di droga, in questo caso di cannabis, è come se fosse un'abitudine tollerabile, però è chiaro che muove ingenti somme di denaro. È quello di cui troppo spesso l'opinione pubblica sembra non rendersi conto, non percepire. Il singolo consumo, il basso costo di questo stupefacente genera enormi introiti e scatena grandissimi interessi criminali, oltre che pregiudicare il futuro dei nostri giovani e delle future generazioni. Maggiore, lei durante la conferenza stampa ha sottolineato che in determinate operazioni di polizia giudiziaria alla ricerca di coltivazioni avete trovato anche una vigilanza armata. In quale specifico momento e come si è articolata? Guardi, la vigilanza armata si è trovata col fatto che spesso questi soggetti si accampano in maniera defilata con fucili proprio per presidiare, per vigilare e dare là eventualmente l'allarme, sia perché per evitare che possano essere sottratti da altri soggetti che vogliono usufruire delle piantagioni che stanno coltivando, sia per intervenire in caso di intervento delle forze dell'ordine. Emblematico è stato il fatto di Trapani di qualche mese fa, in cui ha perso la vita un nostro maresciallo. Quindi questo dà ancora più contezza della crudezza con cui queste persone e della pervicacia con cui cercano di perseguire il loro fine criminoso. Se c'è una coltivazione così
contingente di droga vuol dire che c'è una richiesta immediata da parte soprattutto dei giovani locali. Assolutamente, per i quantitativi però rinvenuti non riteniamo sia soltanto dedicata ai mercati locali, ma sia oggetto anche di esportazione in tutta la Sicilia e forse oltre. Tant'è vero che i quantitativi calcola che determinano un abbassamento del prezzo in zona, mentre invece in altre zone della Sicilia il prezzo è ancora più alto. Quindi il quantitativo ci fa indurre che vengano portate fuori dall'area celese. Dunque un vero mercato? Sì, assolutamente. E un piromane seriale è stato arrestato dai carabinieri. Si tratta, lo vediamo nella foto, del mazzarinese Rocco Bognanni, disoccupato di 46 anni. È accusato di aver incendiato 7 auto in pochi mesi. L'uomo addirittura avrebbe appiccato il fuoco anche alla propria macchina. Ora è ai domiciliari. E ora parliamo dell'intesa raggiunta tra la Procura di Gela e l'Arma dei Carabinieri. Da lunedì prossimo, nel presidio giudiziario gelese, ci saranno in servizio i militari in pensione. Svolgeranno attività amministrative. Ne abbiamo parlato con il procuratore capo, Fernando Asaro. Dottore, c'è un'iniziativa molto importante. Due pezzi dello Stato che si riuniscono, Procura della Repubblica e Arma dei Carabinieri, con la possibilità di avere il volontariato a portata di mano. In questo caso, carabinieri che già hanno svolto la propria attività negli anni e che vi danno una mano. Assolutamente sì, questa è un'iniziativa lodevole, di grande pregio, perché dei carabinieri in pensione, in congedo, con un alto senso dello Stato, continuano a servire lo Stato e il bene comune attraverso questa forma di volontariato e dare una mano, una piccola mano naturalmente, un contributo ma per noi fondamentale, per sopperire alle gravi carenze di organico che noi abbiamo sia come personale amministrativo che come magistratura. Si legge questo protocollo che abbiamo oggi firmato in quell'ottica con cui anche lo stesso Ministero della Giustizia invita a sviluppare, a redigere dei protocolli d'intesa con determinati enti. Noi preferiamo fare il protocollo d'intesa come procura con l'Arma dei Carabinieri in congedo, con l'Associazione Nazionale, in modo da poter sempre mantenere nell'alveo dello Stato, in quello che è appunto il bene comune e l'interesse di tutti noi, di mantenere questi uffici sempre collegati al senso dello Stato. Da lunedì voi vedrete dei carabinieri in pensione che ci verranno a dare una mano nell'ambito naturalmente amministrativo, nell'ambito di competenze che possono essere affidate a chi fa questo intervento di volontariato in favore dello Stato. Carabinieri tutta la vita. Carabinieri tutta la vita, legalità tutta la vita, giustizia tutta la vita, il servizio nei confronti dello Stato è un valore alto, da tenere alto e da sollecitare anche a chi oggi si trova giovane ragazzo alla ricerca di una scelta. Ecco, scegliere lo Stato fa bene. In occasione della commemorazione del commerciante gelese Gaetano Giordano, ucciso dalla mafia il 10 novembre del 1992 per essersi ribellato alla racket delle estorsioni, giovedì 10 novembre, nei locali dell'Associazione Antiracket di Gela, che porta il suo nome, si terrà un momento commemorativo promosso dal presidente Renzo Caponetti. Saranno presenti Tano Grasso e le più alte autorità civili e militari. E il tratto del Corso Vittorio Emanuele, compreso tra Piazza Sant'Agostino e via Marconi, è interessato da una ordinanza della Polizia Municipale in concomitanza con la cerimonia in memoria di Gaetano Giordano. Giovedì 10 novembre, a partire dalle 15:30 e sino alla fine della commemorazione, vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata, mentre al passaggio del corteo varrà il divieto di circolazione. Promessa mantenuta. Oggi nell'auditorium Virgilio Argento del Plesso Paolo Emiliani Giudici di Gela, il dirigente scolastico Giovanna Palazzolo ha consegnato i libri in comodato d'uso per le classi prime della scuola media alle famiglie che ne hanno fatto richiesta. L'iniziativa rappresenta l'epilogo della manifestazione teatrale portata in scena qualche mese addietro all'Eschilo. Il ricavato dell'esibizione del Marchese di Ruvolito, infatti, è stato destinato all'acquisto di libri. Un esempio concreto di cosa sia veramente la buona scuola. Con l'aiuto di vari sponsor che io devo ringraziare, è stato unito questo ricavato a un progetto che avevamo a scuola che si chiamava Amico Libro, per il quale avevamo accantonato una sommetta. Quindi grazie alla
al Consiglio d'Istituto, grazie al programma annuale che è stato sistemato in questo modo, abbiamo potuto acquistare i libri direttamente dalle case editrici con uno sconto particolare e questi libri proprio li stiamo consegnando alle famiglie che ne hanno fatto richiesta. Che famiglie sono? Come ci siamo regolati? In pratica abbiamo fatto presentare l'ISEE insieme a una richiesta. Certo, l'ISEE è l'unico strumento che abbiamo a disposizione, però sappiamo bene che nel nostro bacino i nostri ragazzi sono figli dei disoccupati dell'indotto, della raffineria, e venivano a chiedere continuamente di essere aiutati, sicché abbiamo aguzzato l'ingegno, dice qualcosa faremo, e ci siamo inventati questa commedia che grazie ad Alberto Lo Scalzo, grazie a Monica Bevilacqua e grazie a tutti noi di buona volontà è andata in porto. L'Istituto San Francesco ha altri obiettivi da raggiungere. Noi abbiamo acquistato i libri che valgono soltanto per un anno scolastico, sicché alla fine dell'anno saranno restituiti e potremo accontentare i bambini di prima dell'anno prossimo. E così per l'anno ancora, perché il progetto è triennale. E speriamo di non cambiare testi in questo periodo, così che ne possano usufruire il triplo dei ragazzi. Una scuola, quella diretta da Giovanna Palazzolo, che si apre concretamente al territorio. Stiamo organizzando dei laboratori pomeridiani di scacchi, di scrittura creativa, aperti a tutto il territorio, cioè a tutti coloro che ne vogliano usufruire, sia bambini che ragazzini. Questo progetto dei laboratori è rivolto anche ai genitori, che potranno frequentare gratuitamente, che ho un team di insegnanti volontari che veramente altro che buona scuola e altro che bonus. È previsto per mercoledì 16 novembre alle 11 al Comune di Gela, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Agia, il gruppo di lavoro Porto di Gela. Saranno presenti la Protezione Civile Regionale, il responsabile unico del procedimento Gaetano Calafato, il comandante della Capitaneria di Porto Pietro Carosia, il comandante gruppo piloti Giovanni Canale e tutti i rappresentanti del gruppo di lavoro Porto di Gela. L'incontro servirà per verificare lo stato dell'iter per l'avvio dei lavori di ripristino della funzionalità del porto rifugio dopo la firma dell'intesa tra Regione Sicilia e Eni Comune per l'impegno del finanziamento di 6 milioni di euro per il dragaggio dell'intero specchio d'acqua del porto con l'allungamento del braccio di ponente. Come ogni anno, i volontari dell'Associazione Diabetici Eschilo, presieduta da Giuseppe Curatolo, celebrano sul nostro territorio la Giornata Mondiale del Diabete. Lo scopo dell'iniziativa è quello di avvicinare più persone possibili allo screening, che quest'anno si svolgerà il 13 novembre nello spazio antistante la parrocchia San Giovanni Evangelista dalle 9 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30. Medici e volontari si succederanno nel corso della giornata nello stand adeguatamente attrezzato e saranno a disposizione di quanti vorranno conoscere meglio la patologia e i rischi connessi per prevenirne l'insorgenza o le complicanze qualora non diabetici. Fai la cosa giusta. Mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi, martedì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione la carta e o i cartoni ben piegati e impilati. Conferire giornali, quotidiani e riviste, libri e quaderni privati da altri materiali, fotocopie e fogli usati, imballaggi in cartone, cartoni per pizza solo se puliti, contenitori in Tetra Pak vuoti, privati dei tappi, lavati e scolati, scatole per alimenti e non, buste, sacchetti zucchero e farina, shopper in carta, tovaglie in carta non unte. Depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fondi di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici.
Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Rieccoci, seconda parte del telegiornale che apriamo parlandovi dell'incontro nel carcere di Gela sulla prevenzione del cancro al colon. L'iniziativa è dell'AIRC, la cui delegata gelese è Graziella Condello. Incontro con i detenuti del carcere di Contrada Balati a Gela sulla prevenzione del cancro al colon si è svolto ieri su iniziativa dell'AIRC, la cui delegata gelese è Graziella Condello. Ha relazionato Pippo Leonardi, responsabile dell'unità di gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell'ospedale Vittorio Emanuele. La prevenzione è una cosa importante, quindi con l'AIRC c'è questo progetto che va avanti da un anno, ma anche l'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta ha iniziato il progetto di screening nella popolazione generale fra i 50 e i 69 anni dal 2011, che va avanti. Nei prossimi mesi, entro la fine dell'anno, saranno inviati altri 6.000 inviti. La prevenzione è importante perché il cancro del colon retto si può prevenire e quando c'è si può anche curare. L'incontro di ieri è inserito nel programma di educazione alla salute Informare per Prevenire, organizzato dalla sezione locale AIRC. Quest'anno con il dottore Leonardi si va alla prevenzione secondaria, analizzando quello che è la prevenzione del tumore del colon. Collaboreremo con lui e quindi con l'ASP per quanto riguarda il contatto dello screening nel carcere. E attraverso questo rientra nei programmi, nei progetti di prevenzione, di conferenze nelle scuole, che adesso cominceremo da gennaio in poi, per informare ed invogliare la gente a fare più prevenzione in tutti i sensi. Il direttore del carcere di Gela, Gabriella Di Franco. Siamo destinatari di varie progettualità, non finiremo mai di ringraziare di essere posti al centro di queste progettualità. In questo caso è ancora più particolare perché promuovere la prevenzione nella scoperta, nella ricerca dei tumori è una cosa fondamentale che speriamo possa essere promozione anche per le famiglie dei detenuti, per le nostre famiglie. È un problema trasversale, una livella, direbbe Totò. Promosso dalla LIDA, si darà domani alle 9.30 in piazza Municipio a Gela un sit-in permanente per rivendicare i diritti degli animali e dei loro proprietari e per protestare contro l'assoluta inefficienza della politica che ostacola l'attività indispensabile del volontariato. Uno stand informativo servirà a far capire cosa si deve fare per legge per poter contrastare il randagismo diffuso e chi omette di applicarla. Viaggio musicale attraverso la vibrazione delle corde di una chitarra. Si tratta dell'iniziativa promossa a Gela dall'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra col patrocinio della Regione Siciliana, del Comune e del Museo Archeologico Regionale. Sabato 12 novembre alle 19 nei locali del museo, recital del chitarrista Giuseppe Spallette. Paesaggio, cultura, identità, il turismo sostenibile delle aree interne, al centro di un incontro svoltosi a Caltanissetta nella sala degli oratori della Galleria Civica d'Arte del Palazzo Moncada sabato 5 novembre. Un convegno organizzato dall'IRPAIS, Istituto di Ricerca e Promozione delle Aree Interne della Sicilia, in collaborazione con diversi soggetti come l'Associazione Alchimia, Asso Stargeo, la Proloco di Caltanissetta e con il patrocinio della delegazione nissena del FAI. La definizione di area interna non è una definizione univoca, non basta essere nell'entroterra per essere area interna, ma esiste una strategia nazionale delle aree interne secondo cui i territori vengono classificati come area interna nel rispetto di determinati prerequisiti. Il territorio della Sicilia centrale non è rientrato nella classificazione, nelle scelte di politica effettuate dal governo regionale e questa è una delle motivazioni che ha portato all'organizzazione di questo convegno e che ha portato anche alla nascita di un istituto di ricerca che è il promotore del convegno stesso, che è l'IRPAIS, l'Istituto di Ricerca e Promozione delle Aree Interne della Sicilia, il cui scopo è quello di valorizzare, studiare e compiere azioni di ricerca sul patrimonio storico, artistico, culturale, paesaggistico e ambientale appunto delle aree interne, ma anche dei territori rurali della Sicilia. Questo incontro in fondo vuole promuovere itinerari turistici nel territorio. Il FAI ormai con le delegazioni talmente sparse in tutto il territorio nazionale è riuscito a tirare fuori dai territori meno conosciuti anche bellissime opere d'arte, bellissime
notizie sul territorio, per cui penso che la collaborazione con un'attività di questo tipo può dare grossi risultati grazie al FAI. Beh, l'Italia è un paese circondato dal mare, ma è anche occupato in massima parte da territori interni che sono stati progressivamente marginalizzati dal processo di sviluppo dell'età contemporanea. Invece noi oggi ci accorgiamo che proprio questi territori sono contenitori straordinari di patrimoni, di risorse che vanno dal patrimonio culturale all'enogastronomia, dalle tradizioni al paesaggio, dalla natura al all'agricoltura e così via. Ecco, la necessità è quella di integrare queste risorse tra di loro in chiave turistica. Si apre il sipario al Teatro Eschilo di Gela con la nuova stagione teatrale 2016-2017, oggi alle 21.15, solo per gli abbonati del turno A, in scena Io odio Amleto con Gabriel Garco e Ugo Pagliai. E appuntamento col cinema, l'Antidoto di Gela, in proiezione il film Lettere da Berlino, sono due gli orari della programmazione, 19.30 e 21.30. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni.